stiamo parlando di una delle artiste più identitarie del panorama musicale italiano e internazionale, e ovviamente anche una persona di straordinaria qualità, che ha interpretato il suo ruolo con libertà, indipendenza, senza mai rassegnarsi ai luoghi comuni del star system. Quindi è una personalità che si adatta molto alla nostra Notte della Taranta, che è un luogo di libertà, di identità, ma anche di indipendenza dai luoghi comuni e dalle banalità. Naturalmente la signora Vannoy ha cantato alcune delle canzoni più belle dedicate alle donne, che ne interpretano il ruolo insostituibile, va? Diciamo così, perché gli uomini dovrebbero abbassare lo sguardo di fronte a questa grande umanità al femminile. Indirettamente, come ogni evento culturale di grande respiro, ha anche un effetto turistico molto positivo, ma i due elementi per noi si tengono sempre, quello del turismo e quello della cultura, perché, come ho detto sempre, per noi prima di tutto vale il principio di accogliere chiunque voglia venire da noi.